Ben arrivati e buona serata, e oltre alla buona serata anche permettiamoci complimenti, piuttosto che essere a fare altre cose, dedicare del tempo per il nostro approfondimento credo sia un valore aggiunto sia per il nostro servizio come testimoni della fede nella catechesi, ma anche come percorso di fede, quindi all'interno della nostra parrocchia. E anche perché poi uno può essere che alla sera preferisca riposarsi, fare altre cose, oppure anche fra un pochino lasciarsi andare alle braccia di Morfeo, quindi dormire o sognare, fare altre cose. Però noi qua saremo ben desti, ci terrà svegli Don Renato con la sua relazione. Continuiamo col percorso sul credere, sul credo. Lascerà poi lui dare le indicazioni circa quello che stasera svolgerà. Noi cominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come sempre invochiamo lo Spirito. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, rendici docili alla Tua volontà, capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore benedica il nostro incontro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, permettete innanzitutto un piccolo riepilogo di quanto abbiamo fatto la volta scorsa. Lo faccio anche per il fatto che ci potrebbero essere delle persone nuove che non hanno potuto partecipare la volta scorsa e può essere utile avere questo punto comune di partenza che è abbastanza chiaro a tutti e da cui appunto si può partire. Vi ricordate che la volta scorsa ci siamo soffermati su io credo, e cioè che cosa significa credere. E vi ricordate che sostanzialmente abbiamo fatto questi passaggi. Una certa fede è indispensabile perché la nostra esistenza sia un'esistenza viva, e cioè per far sì che la nostra esistenza non si trascini stanca, senza entusiasmo, senza senso, perché equivarrebbe praticamente a morire prima del tempo, a morire anche se poi vai avanti fisicamente. Quindi una certa fede, che può essere anche semplicemente fede nell'amore di una persona, e fede in un futuro buono, sensato, però una certa fede è indispensabile perché l'esistenza vada avanti e sia appunto viva. Nello stesso tempo però ci siamo accorti che c'è soprattutto un momento tragico dell'esistenza e che ci dice che questa fede è semplicemente di tipo umano, ecco, che non ha molte garanzie per il suo fondamento. Perché quando tu dici io credo che il futuro sarà buono e sensato, ma poi ti accorgi che interviene la morte, allora il tuo futuro in realtà è la morte. Se ragioniamo in termini di capacità, di forza, di potenza umana, perché di fronte alla morte l'uomo è impotente. E proprio questo piccolo ma determinante aspetto dell'esistenza ci dice è che una fede che sia in grado di mantenere l'esistenza viva anche nella certezza che c'è la morte esige di aprirsi a qualcosa d'altro, a un oltre. Ed è qui che si è inserito il discorso poi sulla fede biblico-cristiana. E da questo punto di vista ci siamo accorti che per la Sacra Scrittura, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ecco che la fede è innanzitutto affidamento a Dio da parte
di tutto noi stessi, ma un affidamento è che in realtà è una risposta a un intervento di Dio che ci precede, che ci parla, che ci fa una proposta, che ci fa una promessa a cui tu dici io credo. Vi ricordate il testo che abbiamo letto la volta scorsa del capitolo 15 dell'Esodo? Dio disse ad Abramo, alla fine Abramo credette. Proprio per questo dicevamo che la fede biblica ha sempre questi due aspetti. E c'è un aspetto innanzitutto di tipo relazionale. È un rapporto di fiducia, un rapporto di amore, un rapporto di obbedienza, ma è sempre rapporto. Perché quando Dio parla, attenti bene che non parla al muro, Dio parla all'uomo. E perché parla all'uomo? Perché è l'unico in grado di entrare in relazione. Questo è significativo, quindi il fatto stesso che Dio parli all'uomo vuol dire che nel suo parlare cerca la relazione e ti propone di entrare con lui in relazione. Quindi la fede è accettare prima di tutto questa dimensione relazionale di un rapporto esattamente con Dio, ma nello stesso tempo però la fede biblico-cristiana ovviamente ha anche un contenuto veritativo di verità, un contenuto quindi oggettivo. Per questo vi dicevo, se dal punto di vista della fede come relazione, ognuno di noi può dire io ho la mia fede, perché la relazione è sempre personale. Dal punto di vista però della verità, dell'aspetto contenutistico, veritativo in cui crediamo, noi possiamo dire noi crediamo esattamente la stessa verità, e quindi ha una dimensione oggettiva comunitaria. Ecco, questa sera facciamo invece un piccolo passo avanti e ci chiediamo che cos'ha però di specifico la fede cristiana rispetto ad altre fedi in Dio? Perché non dobbiamo dimenticare che non è l'unica a credere in Dio la fede cristiana. E quindi anche, perché è intimamente collegato a questo, qual è il contenuto essenziale della fede cristiana? Cioè della fede in quel Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Quando diciamo fede cristiana intendiamo questo. La fede in quel Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Da questo punto di vista è certamente molto significativa la professione di fede battesimale. Oh, attenti bene che il nostro credo sia il credo apostolico, tra parentesi o se volete in forma sintetica il cosiddetto credo corto. È il credo niceno-costantinopolitano, quello che recitiamo abitualmente tutte le domeniche, non sono nient'altro che un ampliamento della professione di fede battesimale. La professione di fede battesimale è quella che oltretutto si è conservata ancora nella celebrazione del battesimo, dove appunto si dice credi in Dio Padre, oppure se è al plurale, credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, credete nello Spirito Santo, eccetera, eccetera. E al termine di questa professione di fede, ecco che il rito del battesimo aggiunge questa frase, che secondo me è molto significativa. Dice, questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Avete notato? Dice, questa è la nostra fede. Quindi vuol dire che il rito è ben cosciente che ci sono anche altre fedi. Questa è la nostra. Allora, proprio per questo diventa molto importante domandarci, ma che cosa ha di particolare la nostra fede cristiana rispetto ad altre fedi? E cercando in forma sintetica di presentarvi il quadro delle diverse fedi,
Voi sapete che abitualmente le fedi si distinguono in fedi di tipo politeistico o fedi o religione invece di tipo monoteistico. Le religioni politeistiche sono quelle che credono in una pluralità di dei. Ad esempio, ammesso che sia una religione, perché qualcuno dice che è piuttosto una filosofia, il buddismo è una sorta di religione politeista. Poi invece ci sono le religioni monoteiste. Quali sono le religioni monoteiste? Vabbè, la cristiana, la musulmana e quella ebraica. Sono soltanto queste tre. Ecco, allora, limitandoci alle religioni monoteistiche, che cosa ha di particolare, di specifico, la fede cristiana rispetto, ad esempio, alla fede musulmana o alla fede ebraica? Lei dice Cristo, la Trinità. Altri, la paternità di Dio, i sacramenti, di te, ovviamente anche i musulmani venerano la Madonna. Oh, certo, non dicono che è madre di Dio, ovviamente, perché non sarebbero più musulmani, no? Però c'è una grande venerazione nei confronti della Madonna. Certo, sarebbe interessante capire perché nella fede cristiana la Madonna ha così tanta importanza. Perché poi noi ci abbiamo aggiunto, se volete, la fede popolare, che ha diritto ad aggiungere qualche cosa, tanti aggettivi. Maria, ma di per sé il Nuovo Testamento dice una sola caratteristica di Maria: Maria, la madre di Gesù. Quindi attenti bene che anche qui noi non dovremmo mai dimenticare che per noi Maria è importante perché è la madre di Gesù. Dopo il fatto, non so, immacolata, cioè tutte cose vere, però attenti bene che sono venute dopo. Nel Nuovo Testamento si dice solo la madre di Gesù o la madre del Signore. Ecco, da quanto avete detto, emerge già qual è la strada da perseguire per poter rispondere alla nostra domanda: che cosa ha di particolare la fede cristiana rispetto alle altre fedi. E difatti avete notato che nel credo battesimale quante volte viene richiesto il battezzando o i genitori dei battezzandi, nel caso siano piccoli, se credono? Quante volte? Avete notato tre volte. La prima volta, credete in Dio Padre. La seconda volta, credete in Gesù Cristo, suo unico figlio. La terza volta, credete nello Spirito Santo, poi la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione. Però, ecco, la struttura del credo cristiano è trinitaria. Qualsiasi credo cristiano, quindi anche il simbolo apostolico, il simbolo vicino costantinopolitano, vi accorgete che è sempre tripartito. Credo in un solo Dio. Poi c'è Padre Onnipotente, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. Interessante che però si dica, non si dice credo nella Santa Chiesa, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa. C'è una diversità. Perché dire credo nello, credo in, viene applicato soltanto a Dio. Viene applicato al Padre, al Figlio, allo Spirito. Quando abbiamo a che fare con la Chiesa, è oggetto di fede, ma non è Dio.
E allora non si dice credo nella Chiesa, perché credere in qualcuno vuol dire proprio affidargli tutto te stesso. E la Chiesa, in quanto realtà umana, che oltretutto porta dentro di sé anche il segno del peccato, perché è costituita da noi, oltre che da Gesù Cristo. Quindi santa perché c'è Gesù Cristo, ma meno santa perché ci siamo noi, va bene? Anche se siamo chiamati a diventare in Cristo anche noi santi. E questo per dire, quindi, è che qualsiasi tipo di credo cristiano è sempre un credo di tipo trinitario. E certo, a questo punto è importante però che ci chiediamo se effettivamente lo specifico della fede cristiana è di essere una fede trinitaria. Questa dimensione trinitaria, diciamo pure così, della fede cristiana, è in pratica che l'ha inventata. Cioè, da dove deriva? Chi è che ci ha detto che Dio è Trinità? Allora, però, anche qui dobbiamo essere molto onesti. Gesù non ha mai utilizzato il termine Trinità. Va bene? Va bene. E Gesù non ha mai fatto, scusate, un trattato specifico sulla Trinità. Cioè non è detto, ascoltate, Dio è Trinità, che vuol dire questo, questo, questo. Però sta di fatto, come dicevate voi, che nella sua esistenza terrena Gesù manifesta alcuni aspetti da cui poi appunto è nato e come conseguenza nella riflessione, diciamo così, della comunità cristiana, è questa affermazione del Dio trinitario. Tenete bene, è una riflessione che troviamo già depositata nel Nuovo Testamento, per il fatto che quando nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, si dice, il Cristo risorto dice ai suoi apostoli, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ogni creatura, battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Quindi vuol dire che questa riflessione che ha portato alla convinzione è già all'interno della comunità apostolica da cui sono nati ovviamente poi i Vangeli. Quindi non è che la dimensione trinitaria è nata secoli e secoli dopo, va bene? La troviamo è già esplicitata appunto in quei termini. Mentre invece durante la sua esistenza, ecco che Gesù, diciamo così, ci ha rivelato il mistero di Dio come mistero, permettete che intanto usiamo questa espressione, come mistero trinitario, attraverso la sua vita, le sue azioni, attraverso la sua parola. Ma attenti bene, progressivamente, a secondo determinati contesti. Allora, la prima cosa da precisare è che è evidente anche per Gesù che Dio è uno solo. Chi si ricorda dove Gesù ha esplicitamente affermato questo? Che Dio è soltanto uno. Vi ricordate? Allorché un dottore della legge va da Gesù e gli dice, maestro, qual è il primo comandamento della legge? Capitolo 12 di Marco. E lui dice, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno solo. Amerai perciò il Signore tuo Dio con tutto il cuore. È interessante questo legame. Cioè, perché dobbiamo amare Dio con tutto il cuore? Perché è uno solo. Perché se fossero due o tre, allora devi amare Dio, questo Dio, con una parte del tuo cuore, l'altro con un'altra parte, l'altro. Invece no, siccome è appunto solo uno, a lui devi darti tutto. Quindi è pacifico nella fede cristiana
che Dio è soltanto uno. Noi crediamo in un unico Dio. Certo, nello stesso tempo però Gesù manifesta una pretesa inaudita. E attenti bene che è questa cosa che lo porta alla morte. Cioè la pretesa di avere un rapporto particolare con Dio che lui chiama suo padre. E ci tiene a dire che è suo padre in maniera diversa da come è nostro padre. E da questo punto di vista l'affermazione più esplicita è quando il risorto appare alla Maddalena. E gli dice: non mi trattenere, perché io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E uno dice: che complicazione, perché uno dice Padre nostro e ci siamo dentro. No. Attenti bene, quando Gesù parla di Padre nostro, lo fa soltanto quando insegna a noi la preghiera. Quindi quando preghiamo noi possiamo dire Padre nostro. Lui, ripeto, ritiene che Dio sia suo padre in maniera diversa da come è nostro. E questo lo hanno capito i giudei. Ad esempio nel capitolo 5 di Giovanni si dice: i giudei cercavano ancor più di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Ecco qui dove sta la differenza. Chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. E così pure, ad esempio, al capitolo 10, sempre di Giovanni, si dice che raccolsero le pietre per lapidarlo. E lui dice: ma per quale opera mi volete lapidare? E loro dicono: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. E aveva appena detto: io sono il figlio di Dio. Però quello che recepisce, ripeto, la gente è proprio questo. Sì, tu sei figlio di Dio, ma non dici che sei figlio di Dio, come tutti siamo figli di Dio, perché anche Israele è ritenuto figlio di Dio. Cioè, percepiscono che in lui c'è una pretesa unica, particolare. E voi sapete che tutto questo è stato esplicitato in maniera molto evidente nel prologo del Vangelo di Giovanni. No? Quando si dice: in principio era il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. E al versetto 18 dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il figlio unigenito che è Dio e vive nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato. Ora, ripeto, queste non sono parole di Gesù, sono le parole di Giovanni, che alla fine di tutta la sua scoperta del mistero di Cristo ha ritenuto di esplicitare tutto questo fin dall'inizio nel prologo di Giovanni, che è una specie di introduzione sintetica a tutto quello che poi verrà affermato appunto nel Vangelo. E nello stesso tempo, anche se appunto Gesù dice riferimento a Dio come suo padre, no? In maniera particolare, però appunto come avete citato anche voi, però Gesù dice: io e il Padre siamo una cosa sola. E quindi uno incomincia a dire: ma come? Sono due o è uno? Va bene? E cerco di andare veloce perché poi ci sono altri aspetti che ritengo più importanti per noi. Cioè, sono importanti per sapere che il mistero trinitario non l'abbiamo inventato noi, non l'hanno inventato i preti, non l'ha inventato né il Papa né il Vescovo, cioè, però ha un fondamento biblico, anche se non trovi il trattato sulla Trinità nel Nuovo Testamento, va bene? Certo, nello stesso tempo, anche quando Gesù incomincia a parlare dello Spirito Santo, usa delle formulazioni che non possono che lasciarci
perplessi per il fatto che ad esempio lo presenta come un altro se stesso, un altro consolatore, perché prima il consolatore, o se volete l'avvocato, il paraclito degli apostoli era Gesù. Finché c'era lui, era lui il difensore, l'avvocato. Però dice adesso verrà un altro paraclito, e quindi è un po' un altro lui, no? Ma l'affermazione, secondo me, più significativa per il nostro intento è soprattutto quella che troviamo nel capitolo 12 di Giovanni, capitolo 12 di Giovanni, dal versetto 12 al versetto 14. 12, 12. Allora, vediamo dove qui. Scusate, aver sbagliato la citazione. Il testo comunque è esattamente quello in cui Gesù dice: quando verrà il Consolatore, lo Spirito della verità, egli vi introdurrà alla verità tutta intera. E poi dice, egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo farà conoscere. Tutto quello che il Padre ha è mio. Per questo vi ho detto che prenderà del mio e lo farà conoscere. Allora, tutto quello che è del Padre è del Figlio. Ma nello stesso tempo, ecco che tutto quello che annuncia lo Spirito è quello del Figlio. Quindi c'è questa specie di perfetta unità nella comunicazione tra ciò che è del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, questo per dire che non troviamo ovviamente il trattato sulla Trinità, però troviamo delle affermazioni già abbastanza significative sul riferimento a un Dio che è comunione d'amore, appunto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. E nello stesso tempo è molto significativo per me il segno tipico del cristiano. Il segno tipico del cristiano è il segno della croce. Ora, se noi mettiamo insieme il segno che facciamo sul nostro corpo con le parole che diciamo, abbiamo proprio la sintesi perfetta della nostra fede. Perché diciamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Quindi, alla fin fine, quando noi facciamo questo segno, ci lasciamo abbracciare dalla Trinità. Quindi attenti bene che il segno di croce non dovremmo farlo con uno specie di scarabocchio, ma dovrebbe essere molto ampio per dire che ci lasciamo abbracciare dalla testa ai piedi, però facciamo fatica a arrivare giù fino ai piedi, arriviamo giù fin dove possiamo, insomma, e no, da un'estremità all'altra. Quindi il segno della croce è il lasciarci abbracciare dalla Trinità. Però lo facciamo con il segno della croce, perché alla fin fine noi abbiamo scoperto davvero il nocciolo del mistero trinitario soprattutto sulla croce. E lì che cosa abbiamo capito sulla croce? Abbiamo capito che Dio è amore, ma Dio è amore, un amore unico. È interessante da questo punto di vista l'affermazione del centurione. Voi sapete che per il Vangelo di Marco il vero credente è il centurione, non sono gli apostoli. Per il fatto che gli apostoli credono perché vedono i miracoli, ma di quella fede lì Gesù non si fida mica tanto. Tanto è vero
è che uno di quelli che aveva detto tu sei il Cristo, il figlio di Dio, proprio Pietro, quando Gesù gli dice ecco adesso però andiamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo e dovrà soffrire molto, essere messo a morte, terzo giorno risusciterà, e si dice Pietro lo prese in disparte e lo rimproverò. Cioè Pietro rimprovera Gesù perché dice tu queste cose non devi dirle, tu non puoi dire quelle cose lì, perché tu sei il figlio di Dio, e quindi se sei figlio di Dio, ovviamente sei più potente di tutti, e nessuno può uccidere, perché tu sei più forte di tutti, se sei figlio di Dio. E che cosa dicono sotto la croce? Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Cioè, tutti si aspettano che il segno della divinità consista nella potenza che sconfigge i nemici, che schiaccia i nemici, che mette sotto i piedi i peccatori, i crocifissori. E invece il centurione, dice il Vangelo di Marco, il centurione, vistolo morire così, disse, quest'uomo era veramente figlio di Dio. Allora, gli apostoli credono che è figlio di Dio perché ha visto le opere potenti dei miracoli. Il centurione crede che è figlio di Dio perché l'ha visto morire così, e cioè senza odiare, continuando ad amare, addirittura amando fino in fondo anche quelli che lo mettevano in croce. Cioè, lì si lascia intendere questa cosa. E cioè Dio certo che è onnipotente, certamente è onnipotenza, ma è onnipotenza d'amore. Qui non togliamo niente alla fine, ma noi diciamo che credo in un Dio onnipotente, è vero, ma usa la sua onnipotenza per amare, non per far del male a qualcuno, neanche ai nemici. E così noi abbiamo scoperto il vero volto di Dio sulla croce, come amore. E a questo punto, se ci chiediamo, ma alla fin fine, che cosa vuol dire che Dio è Trinità? Cioè, quando noi diciamo, noi crediamo in un Dio che è Trinità, possiamo cercare di tradurlo con qualche espressione, qualche immagine, diciamo che ci aiuta a penetrare un po' di più in questo mistero, sentendolo come qualcosa di bello, di meraviglioso. Perché io vi posso dire che prima di studiare un po' di teologia, tutte le volte che mi dicevano che Dio è Trinità, rimanevo del tutto indifferente. Dico, boh, mi sembra una cosa talmente fredda. Poi c'era qualcuno che mi raccontava le barzellette, no? Diceva, insomma, dai, stai lì a rovellarti, a rovinarti il cervello. Tanto che sia uno che sia tre non li mantieni mica tu, no? Quindi cosa stai lì a preoccuparti? Cioè, per dire che diventa oggetto di ridicolo, anziché essere percepito come qualcosa di grande, di meraviglioso. Ecco, da questo punto di vista, il tentativo più bello, secondo me, è di aiutarci a penetrare nel mistero trinitario come mistero, diciamo pure affascinante, attraente, meraviglioso, è quello di Sant'Agostino. Sant'Agostino, difatti, ha scritto un libro intitolato De Trinitate, che vuol dire appunto la Trinità. E l'ha scritto proprio per aiutare i suoi fedeli, e come vescovo, a percepire la bellezza del mistero. Capiva anche lui che era troppo arido parlare di un Dio trinitario che ti lascia indifferente. Ed ecco che per aiutare a penetrare il mistero trinitario, Sant'Agostino parte dall'affermazione della prima lettera di Giovanni, il capitolo 3, dove si dice Dio è amore. Dice, chiunque ama
è nato da Dio e conosce Dio, perché Dio è amore. Allora, sulla croce Gesù si è rivelato il volto di Dio come amore. Prima lettera di Giovanni, Dio è amore. Sant'Agostino parte da qui. Per lui dire che Dio è Trinità vuol dire che Dio è amore. E fa questo ragionamento che mi pare davvero meraviglioso. Allora, Dio è amore. Vuol dire che è amore in se stesso. Cioè, non è che sia amore perché vuole bene a noi. Ma anche se noi non ci fossimo, Dio è amore. Quindi questa è la definizione di Dio in se stesso, indipendentemente dal fatto che ci sia l'uomo e ci siano le creature. Ma a questo punto Sant'Agostino dice, va bene, Dio è pienezza d'amore. Ma perché si possa parlare di amore, bisogna che ci sia una relazione. Perché non si può parlare d'amore finché non c'è relazione. Ma allora dice, se Dio è amore in quanto relazione ad amore, vuol dire che pur essendo unico, però al suo interno c'è una relazione. O più relazione. Relazione d'amore. E allora la fin fine dice, ecco che Dio è amore in senso perfetto. Perché? Perché ci sia amore in senso perfetto? Bisogna che ci sia uno che ama, che potremmo chiamare l'amante. Uno che è amato, che possiamo chiamare il figlio. E poi dice la relazione reciproca d'amore, che attenti bene, non si identifica né con l'uno né con l'altro, ma che non esiste senza l'uno e senza l'altro. E a volte non ci pensiamo, però è vero, in un rapporto d'amore, pensate a un marito e moglie, no? C'è un rapporto d'amore che li lega, però quel rapporto ovviamente non esiste senza i due. Però non puoi identificarlo né con l'uno né con l'altro. E allora Sant'Agostino dice, ecco, Dio è l'amore perfetto, perché è costituito da queste relazioni di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, ma relazioni d'amore talmente piene, talmente perfette, da essere una cosa sola, un solo Dio. E guardate che c'è già nella Sacra Scrittura l'intuizione di qualcosa che va in questa direzione, anche nell'Antico Testamento. Per il fatto che già l'Antico Testamento, quando vuole parlare di Dio in termini un po' più completi, e si serve di un'analogia, sapete dove attinge questa analogia, questa somiglianza? Dalla coppia umana, cioè il rapporto tra marito e moglie, l'uomo e la donna, perché questi due, a motivo dell'amore, formano una carne sola, e lo dice la Bibbia, formano una carne sola. Quindi lì abbiamo questa analogia, che vuol dire somiglianza, appunto di due persone che a motivo dell'amore in realtà, certo, su questa terra e a livello di uomini formano un'unione sempre incompleta. Però se noi proviamo a ipotizzare un'unione perfetta di persone che si amano, abbiamo la Trinità. Ecco allora, dire che Dio è uno solo, ma è Trinità, ecco che vuol dire che Dio è amore, ma appunto questa pienezza di relazioni d'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, per cui i tre sono un unico Dio. Ecco perché allora Gesù dice, tutto quello che è del Padre è mio, e tutto quello che dice lo Spirito è mio. Cioè,
è sempre esattamente l'identica trasmissione, potremmo dire, di se stesso. Dio Padre si comunica al Figlio e attraverso il Figlio si comunica allo Spirito. Per cui quando noi accogliamo lo Spirito, accogliamo la Trinità. Nello Spirito c'è tutta la Trinità. E attenti bene che nelle opere compiute da Gesù è all'opera la Trinità, anche se il segno umano può essere rappresentato soltanto da Gesù. Tanto per capirci, noi dovremmo stare attenti a non commettere e a non dire una bestemmia a proposito della morte di Gesù. Quando noi diciamo che è Dio che vuole la morte del suo Figlio per redimerci, stiamo dicendo una cosa che è estremamente pericolosa. Perché sembra quasi che Dio è disposto a perdonare il nostro peccato purché ci sia qualcuno che muore per noi. Ma siccome noi, lo diceva un po' così Sant'Anselmo, siamo limitati e la colpa invece è troppo grande perché è offesa di Dio che è infinito, deve essere un infinito che paga per tutti. Ma se fosse così, dove sta il Dio amore? Questo è un Dio bestiale. Va bene? Che vuole comunque che qualcuno paghi, che non è disposto a perdonare. Visto invece nella prospettiva che vi stavo dicendo, com'è che dobbiamo vedere allora la morte di Cristo? Appunto come il dono totale che il Padre fa di sé ai suoi figli attraverso Gesù Cristo con il dono dello Spirito. Tanto è vero che soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che dei quattro evangelisti è sempre il più acuto e quindi anche un po' più difficile, e non dice semplicemente che preso l'aceto Gesù morì, ma dice emisit spiritum, cioè emise lo spirito. Noi diciamo spirò e va bene, però è interessante che usi questo spiritum, perché lascia intendere che proprio dal momento della morte ci ha donato lo Spirito Santo. La Pentecoste avviene già nel momento della morte. Così appunto il Padre ha comunicato tutto se stesso a noi attraverso la morte del Figlio, quindi Lui ha sofferto con quel Figlio, ha partecipato alla morte del Figlio. La morte del Figlio in qualche maniera è la morte anche del Padre, altro che un Padre che fa morire il Figlio. Ma ha dato tutto, in questo senso è morto, ha dato tutto se stesso e ce lo ha dato attraverso il Figlio nello Spirito. Accogliendo lo Spirito, noi accogliamo davvero l'amore Trinità, Dio Trinità. Oh, guardate che se c'è qualcosa che non riuscite a capire potete intervenire anche intanto che facciamo. Dopo vi lascio comunque una mezz'oretta. L'ultimo passaggio. Io spero che l'aver tradotto Trinità uguale amore in senso perfetto cominci già a smuovere un po' di più le corde del nostro spirito, del nostro cuore, della nostra mente, della nostra vita. È già qualcosa d'altro, va bene? Però adesso, in questo ultimo passaggio, vorrei fare il tentativo di aiutarci a percepire le ricadute di questo mistero trinitario come amore proprio per noi uomini, per la nostra identità di uomini, per la nostra vita, per il nostro destino. E difatti voi sapete che noi siamo stati creati ad immagine di Dio. Ma se Dio è Trinità, vuol dire che noi siamo stati creati ad immagine della Trinità. Ci siamo fino a qui, è la cosa più ovvia. Ma se la Trinità, come abbiamo appena visto, vuol dire Dio amore, vuol dire che noi siamo stati creati ad immagine dell'amore perfetto. Cioè vuol dire che noi veniamo
dall'amore divino, perfetto, infinito. E vuol dire che noi ci realizziamo soltanto vivendo secondo questo amore, chiamati a realizzarci come destino ultimo nell'amore. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, vuoi sapere se la tua vita si sta realizzando, se stai diventando autenticamente creatura umana secondo il disegno di Dio? Vuoi sapere se sei un uomo vero, una donna vera, secondo il progetto di Dio? C'è un solo criterio. Verifica se ti lasci amare e sei capace di amare. Questo è l'unico criterio. Non contano i soldi, non conta la posizione sociale, non conta se hai un titolo onorifico o meno, non conta niente. Perché puoi essere appunto uno che ha una barca di soldi e essere uno schifo di uomo. Va bene? La stessa cosa anche per qualche onorevole magari, di cui io ho rispetto, non di tutti, di vero, allo stesso grado almeno, ecco, va bene. No, però va bene, no? Questo è il criterio. Quindi attenti bene che sapere che Dio è Trinità, quando noi sappiamo anche che veniamo da questo Dio, dice qualcosa di importante. Ti dice chi sei. Ti dice qual è il segreto per far sì che la tua vita riesca e non sia un fallimento. Ecco perché alla fine della vita il giudice, l'ho detto più volte, sarà non il Padre, ma sarà Gesù. Perché Gesù è l'unica persona umana che ha realizzato pienamente l'essere uomo, in quanto figlio di Dio. Però effettivamente uomo. E siccome è l'uomo pienamente realizzato, allora quando noi al termine della vita ci presentiamo per il giudizio, ci dobbiamo confrontare con lui. E lui ci giudica, ma non perché ci manda all'inferno o al paradiso, perché confrontandoti con lui capisci subito se la tua vita è davvero stata una vita compiuta umanamente o se è stato un fallimento. Perché se la tua vita è conforme alla sua, e cioè nella pienezza dell'amore, allora sei diventato un altro Gesù, cioè pienamente uomo. Lo fa capire molto bene la Gaudium Spes, quando dice chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa lui pure più uomo. Avete notato che non dice chiunque segue Cristo diventa più cristiano. No. Chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa lui pure più uomo. Qui c'è di mezzo la nostra umanità, non il nostro essere cristiano. O meglio, l'essere cristiano è appunto il nostro modo di realizzare la nostra umanità concreta, perché abbiamo avuto la fortuna di avere appunto la possibilità di conoscere Cristo anche esplicitamente. Voi capite che allora a questo punto, e concludo davvero, possiamo anche intuire che cos'è l'inferno e che cos'è il paradiso. Che cos'è secondo voi il paradiso? Paradiso non è nient'altro che la situazione in cui le creature umane si trovano nel pieno compimento di sé e quindi sono nella gioia piena. Ma attenti bene che sono nel pieno compimento di sé perché hanno fatto la scelta dell'amore. E anche se non sono mai riusciti ad amare pienamente, perché nessuno riesce a farlo, e attenti bene che da questo punto di vista dobbiamo scoprire, secondo me, il cosiddetto purgatorio, che per me è una cosa bella. Non è poi così importante questo teologico, però io lo percepisco bene. Quasi come un supplemento
che l'amore di Dio ti offre, è perché, non essendo ancora pienamente capace di amore e di amare, non sei in grado di gustare pienamente Dio. Allora Dio, che vuole, ti vuole bene, ti dà quasi una possibilità ulteriore. Ecco, tempi supplementari, va bene, bravissimo. Poi non si parla di tempo, però qualcosa, cioè è un'espressione bella dell'amore di Dio, che non vuole, che non si accontenta che tu goda solo in parte, ma vuole che tu goda pienamente, anche se durante la vita non hai proprio realizzato pienamente. Quindi il paradiso è semplicemente la pienezza d'amore in cui si trovano gli uomini che hanno fatto questa scelta. E quindi il luogo del compimento dell'uomo. Al contrario, ecco che l'inferno è il luogo del fallimento umano. Ma è il luogo del fallimento umano perché coincide esattamente con la situazione di creature che hanno scelto di non amare. Quindi l'inferno è l'assenza d'amore. Allora voi capite anche che il paradiso e l'inferno ce lo costruiamo qui. Quando noi facciamo la scelta di non amare, siamo già nell'inferno e percepiamo che la vita è brutta, perché la vita è bella quando amiamo, ci sentiamo davvero anche meglio. Avete mai letto quel fatto descritto da Dostoevsky nei Fratelli Karamazov? È una descrizione dell'inferno, per me è bellissima, che ti aiuta subito a capire che cos'è l'inferno e ti fa anche capire che non è Dio che vuole mandare qualcuno all'inferno. Dio non vuole mandare nessuno all'inferno e Dio non manda nessuno all'inferno. Siamo noi che ce lo costruiamo. Allora, Dostoevsky racconta che muore una donna russa, cattiva, tremendamente cattiva. Più cattiva di quella lì non c'è mai stata nessuna donna e neanche un uomo. Però nonostante questo il suo angelo custode va da Dio e gli dice: però è possibile che non si possa fare niente per questa donna. In fondo Gesù Cristo è morto anche per lei. Gesù Cristo tuo figlio. E allora il padre gli dice: ascolta, dice, prova a pensare se durante la vita ha fatto anche un piccolo, piccolissimo gesto buono di amore. E l'angelo pensa, poi dice: ah sì, dice, una volta ha dato una mezza patata marcia a un soldato. Ah, va bene, dice, piuttosto che niente. Allora dice, scusate, una descrizione, ovviamente di Dostoevsky, fantastica, no? Ma allora dice, allora prendi una cordicella, alla cordicella lega una patata, gliela lasci giù all'inferno. Se riesci a tirare su questa donna, ecco, la lasciamo andare in paradiso per questo piccolo gesto d'amore, si fa per dire. E allora ovviamente l'angelo è contento, lascia giù questa benedetta corda con la patata, chiama la donna si aggrappa e comincia a tirarla su. Sono che mentre la tira su, ovviamente, anche gli altri dannati vorrebbero essere liberati e quindi si aggrappano a lei, alle sue gambe, eccetera, no? Se non che lei non vuole che anche gli altri si salvino. Vuole salvarsi solo lei. E allora comincia a dare calci da tutte le parti finché si rompe la patata e cade giù di nuovo. È una bellissima descrizione di cos'è l'inferno. Cioè, Dio non può portarti nel regno dell'amore se tu hai fatto la scelta del non amore fino alla fine e per tutta l'eternità. Per cui devi stare in quel luogo che hai scelto. Perché? Perché Dio rispetta la tua scelta, la libertà. Ecco allora, riepilogando, il titolo è Credo in un solo Dio. E ho aggiunto, ma non in un Dio solo. Cioè crediamo in un solo Dio, ma questo Dio non è solitario, ma è comunione d'amore, è Trinità.
Grazie, grazie. Come ogni volta ci prendiamo qualche attimo per mettere insieme qualche considerazione, qualche condivisione. Un po' di pausa. Questa volta non ho dato un numero di minuti di pausa, quindi non potete dire che imbroglio, non imbroglio. Non sono 5 minuti come la scorsa volta, quindi ci siamo. E se abbiamo qualche domanda da presentare, qualche condivisione, qualche considerazione, questo è il momento nel quale è possibile.
Ecco, guarda. Apri pista, Gini, come sempre, prendi però il microfono. L'uomo, per diventare uomo, ha bisogno di essere amato e di amare qualsiasi bambino. Per cui se un adulto diventa adulto incapace di amare è perché è stato condizionato da qualcun altro, per forza, perché non è possibile non amare se cresce normalmente in una condizione regolare, diciamo. I ninci gli mancano le categorie per poter, neanche se le vede in qualcun altro? Ok, no, lasciamo la domanda poi a Don Renato. Qualcun altro? Sentiamo Claudia. A proposito della Trinità, no? Se noi nel battesimo riceviamo lo Spirito Santo, abbiamo già la Trinità, giusto? Come mai allora riceviamo anche tutti gli altri sacramenti? Ok. Vuoi cominciare con questo intanto? Va bene. No, c'è Milly. Allora, io dicevo che mi sento un po' Sant'Anselmo quando dico è Gesù stesso che nell'orto degli ulivi dice: Padre, allontana da me questo calice, però sia fatta la tua, non la mia volontà. Quindi lì c'è un dualismo di volontà, non è sia fatta la nostra volontà. C'è una dualità, la mia o la tua. E poi l'urlo straziante, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Anche lì l'uomo, Cristo, abbandonato, ma è anche il Cristo, Dio, abbandonato. Aggiungiamo qualche altra cosa? Ok, tanto cominciamo con questa. Lorenzo, per quanto riguarda la domanda di Jenny. Gini, non Jenny, Gini. Va bene. Virginia. Virginia. Diciamo, anche da un punto di vista psicologico, è certamente vero che siamo un po' tutti condizionati in un senso o nell'altro. Nello stesso tempo però noi riteniamo che non c'è nessun condizionamento tale capace di togliere la libertà. Perché se ci fosse un condizionamento tale da togliere la libertà non siamo più uomini. E allora non abbiamo più responsabilità, se facciamo del male non siamo responsabili, non ha più senso che ci siano dei tribunali, allo stesso modo che il cane che azzanna qualcuno non va in tribunale, perché? Perché non ne ha colpa. Noi diciamo che l'uomo ha colpa. Dopo possiamo dire, certamente è stato un po' condizionato, e tutti siamo condizionati, però dobbiamo ritenere che nonostante tutti i condizionamenti non c'è nessun condizionamento in grado di togliere completamente la libertà, altrimenti cade tutto. Io mi rifiuto di dire che una persona non ha più la libertà, perché vuol dire che l'abbiamo fatta diventare una bestia. Beh, insomma, questo lo diciamo noi, bisognerebbe capire se lui è contento o tu gli dici. No, cioè, guardate che questo è fondamentale. Se volete, detto in termini cristiani, o alla luce della Bibbia, non c'è nessun condizionamento, nessun peccato, nessuna malvagità che sia in grado di abolire quel segno indelebile che abbiamo fin dall'inizio di essere immagine di Dio. Quello nessuno può cancellarlo. Per questo, attenti bene, continuiamo a dire che la pena di morte non è giusta.
Perché? Perché per noi, anche nel più assassino, sappiamo che c'è comunque una radice che può, da cui poter partire a costruire qualcosa. Ma perché crediamo che c'è qualcosa che resta. Questa è la prima cosa. Per quanto riguarda invece la domanda di Claudia, certamente è vero, noi col battesimo abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo, e quindi in quel momento noi siamo il Tempio di Dio. Però dobbiamo aggiungere due cose. Innanzitutto anche qui c'è di mezzo la libertà, e cioè non è che dal momento che abbiamo ricevuto il battesimo noi siamo segnati a tal punto per cui, anche se a te non piace, comunque dentro di te abita la Santissima Trinità. Perché, ripeto, è questione di relazione. Quindi, se volete, nel battesimo Dio si offre tutto, e nel bambino o anche nel catecumeno che si fa battezzare da adulto, ovviamente c'è la disponibilità all'accoglienza. Ma il giorno in cui tu non accogli più, rimani battezzato, ma sei senza lo Spirito Santo. E poi c'è anche l'altra cosa da tenere presente. Voi sapete che ci sono i cosiddetti sacramenti della iniziazione cristiana, che vuol dire sacramenti che ci introducono in Cristo e nella comunità cristiana. E questi sacramenti sono il... Bravo, bravo. Che bravo che sei. Lui che l'ha inventato. Certo. No, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti e tre, sotto certi aspetti, sia pure in grado diverso, hanno lo stesso scopo. Cioè di inserirci in Cristo, di renderci figli di Dio e quindi di riempirci dello Spirito Santo del Figlio di Dio. Quindi di per sé, attenti bene, anche se noi facciamo sempre riferimento al battesimo perché siamo pieni di Spirito Santo, la pienezza dello Spirito al limite la riceviamo solo nell'Eucarestia, passando attraverso la cresima. La cresima porta a maturazione, è, diciamo, il dono del battesimo. Per questo quando si dice che la cresima è il sacramento della maturità, possiamo accettarlo questa definizione, ma non nel senso che è il sacramento della maturità, diciamo così, dal punto di vista degli anni, la maturità genealogica, va bene? Ma è la maturità sacramentale, perché porta a maturazione il battesimo. Però, ripeto, di per sé, il sacramento che più di tutti ci inserisce in Cristo e nella Chiesa col dono dello Spirito è l'Eucaristia. Per questo c'è questo culmine. Ah, ecco. La terza domanda, questa è sotto certi aspetti quella più difficile, più drammatica, perché è vero, sono tutte frasi che troviamo, però attenti bene, quando ad esempio nell'orto degli ulivi Gesù dice non la mia ma la tua volontà sia fatta, dopo aver detto se è possibile passi da me questo calice, cosa intende Gesù per volontà? Sta di fatto che nel Vangelo di Giovanni, proprio nell'ultima cena, quando fa la famosa preghiera, viene chiamata la preghiera sacerdotale, dove dice anche che tutti siano una cosa sola come noi, eccetera, no? A un certo punto dice, io ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da compiere, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini. E lì ti fa capire, Gesù, è che l'opera che lui doveva compiere, per cui l'ha mandato il Padre, è far conoscere il nome di Dio, ma non nel senso di dire che si chiama così, ma far conoscere la sua identità, cioè rivelare il volto di Dio. Quindi la volontà di Dio è che Gesù riveli il volto di Dio. Ora, se il volto di Dio è amore, è ovvio che se noi non l'avessimo messo in croce, Gesù non desiderava andare in croce. Però dobbiamo dire che Dio si è servito, paradossalmente, del peccato più grosso dell'uomo
proprio per manifestare il suo vero volto di Dio come amore. Per questo vi ho detto, è importante il segno di croce, dove noi scopriamo il mistero di Dio Trinità, ma lo abbiamo scoperto attraverso la croce. Sull'altra frase, mio Dio, perché mi hai dimenticato, rimane avvolta effettivamente dal mistero. Allora c'è qualcuno, io posso dire le varie ipotesi, c'è qualcuno che dice che di per sé questo è l'inizio del Salmo 22, che incomincia con mio Dio perché mi hai abbandonato, ma poi si conclude rendendo grazie a Dio perché lo ha liberato. Quindi cioè, sarebbe l'inizio di un salmo che però non è riuscito a recitare, va bene perché è morto prima. Questo potrebbe essere. Però qualcuno dice anche che in quel momento Gesù è il figlio di Dio fatto uomo. E cioè è colui che ha voluto sperimentare tutto il dramma dell'essere uomini, fino appunto al dramma della morte. E fino al dramma di qualcuno che in occasione della morte si sente abbandonato da Dio, ma anche nella malattia. Tantissimi ammalati dicono Dio mi ha abbandonato. No, noi lo diciamo magari in forma un po' umoristica, però uno percepisce il dramma che sta sotto, no? Dice, ho l'impressione che questo Dio si sia dimenticato di me, è diventato sordo. Stiamo dicendo quella roba lì, cioè che Dio ti ha abbandonato. E allora questo Gesù che sperimenta cosa vuol dire questa cosa, ma proprio lo sperimenta fino in fondo per dire che con la risurrezione ti dimostra che in realtà Dio non ti ha abbandonato. Però tu percepisci questo. Non saprei cosa dire altro. Una cosa abbastanza semplice. A volte capita, ma neanche così di rado, quando ci si confronta in qualche gruppo, ma anche se vuoi in altri contesti, mi è capitato anche alla cena recentemente, di trovare qualcuno e esce il discorso della fede e quando si amplia un po' l'orizzonte del confronto si pensa alle altre religioni, qualcuno se ne esce in modo semplice, senza dietrologie, senza cattiveria, dire sì, però beh, lo chiami Dio, lo chiami Yahweh, lo chiami Allah, alla fine è un po' sempre lo stesso, quindi che differenza c'è? Non si va oltre questa, diciamo, a livello del nome più che dell'identità. Cosa potremmo dire di fronte a una cosa del genere? Spesse volte questo discorso esce. Beh, certamente, nella misura in cui Dio è soltanto uno, va bene? Allora vuol dire che se al nome Yahweh, al nome Allah, al nome Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il Dio Trinità, corrisponde veramente la realtà, cioè di Dio, dello stesso Dio, beh, dobbiamo dire che dal punto di vista, diciamo così, della realtà, ovviamente abbiamo a che fare con la medesima realtà. Però io mi ricordo in una lettera pastorale del vescovo Monari che lui diceva questa cosa che secondo me possiamo applicare anche qui. Oggi il problema delle missioni o della missione è collegato al fatto che si è diffuso e giustamente l'idea che tutti possono salvarsi anche rimanendo nelle altre religioni. Ed è vero, perché lo dice anche il Concilio Vaticano II, se uno con retta coscienza segue la sua religione, gli può conseguire la salvezza che Cristo è venuto a portare per tutti. Però attenti bene che, quindi, il Concilio Vaticano II è molto preciso, cioè dice che tutti possono salvarsi, ma non è che si salvano per Maometto, no, ma si salvano per Cristo. Però di fatto tutti possono salvarsi perché se non hanno conosciuto Gesù e non ne hanno colpa, perché possono essere incolpati di non essere cristiani. Va bene? E quindi va bene. Però sempre il vescovo Luciano diceva, però ecco che
è un conto essere salvati ed è un conto sapere chi ti salva. L'esito non cambia molto, però il cammino è diverso. Così come facevo questo esempio, è un conto essere amati, è un conto sapere che c'è qualcuno che ti ama. E quindi poter stabilire una relazione con questo qualcuno. Non è la stessa cosa. E cioè è una realtà molto più ricca questa, che ti fa percepire la bellezza, no, di questa realtà che ti avvolge. Allora io dico, rispetto la fede ebraica, rispetto la fede islamica, e so che tutti e due hanno, in modo particolare la fede ebraica, che è la fede dei nostri progenitori, hanno qualcosa di estremamente significativo e bello. Però io vi posso dire che per me la scoperta che Dio è amore e Trinità, per me è meravigliosa. Cosa che è tipico della fede cristiana, che non c'è nelle altre religioni monoteistiche. Però questo tu lo puoi sapere nella misura in cui accedi alla rivelazione di Gesù Cristo e approfondisci, e quindi puoi entrare di più in questo mistero di Dio. Cosa che per gli altri, ovviamente, non per cattiva voglia di nessuno. Però tenti bene che è per questo che c'è la Chiesa. Perché Gesù ha voluto la Chiesa? Secondo me perché, sapendo che la sua rivelazione aiutava a percepire la bellezza, la grandezza di questo Dio amore, allora ha voluto che quelli che hanno la fortuna di poterlo conoscere e incontrare diventino annunciatori agli altri che non hanno avuto questa fortuna. Quindi attenti bene che eventualmente il peccato, se non diventano cristiani, non è che lo commettono gli altri, ma semmai lo commettiamo noi se non l'abbiamo annunciato. Poi c'è la responsabilità di dire accetto, no, questo è un altro discorso. Però la responsabilità principale è da parte nostra, perché se il mondo non conosce il Signore Gesù, è colpa nostra, non di qualcun altro. E sappiate che Dio ha scelto noi, ha voluto una Chiesa, se permettete, soltanto per questo. Ecco, poi però non facciamoci venire sensi di colpa se i ragazzi non vanno più a messa o altre cose, sì, per dire. C'è comunque pur sempre la arbitrarietà che ci porta a scegliere e decidere altre cose. Ok, qualcun altro ha qualcosa da... Sentiamo. Se non si sente nel video. Io volevo sapere sul purgatorio, perché non ho mai sentito parlare né nel Nuovo Testamento né nel Vecchio Testamento la parola purgatorio. Allora, certamente il termine purgatorio non esiste nel Nuovo Testamento e neanche tantomeno nell'Antico, però sta di fatto che tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento si fa riferimento alla possibilità, anzi alla positività di pregare per i morti anche se sono morti. E allora, se c'è la possibilità di pregare per i morti, se questi morti sono nella situazione, diciamo così, del fallimento totale, la nostra preghiera non ci fa un bel niente, va bene? Perché si hanno deciso così. E d'altra parte, se questi sono in paradiso, anche loro sono già nella pienezza. E allora, ecco, la preghiera per i morti ha senso proprio nella misura in cui noi, proprio perché crediamo che siamo ancora in relazione con i morti, perché in Dio, ce lo diceva l'altra domenica, non esistono i morti, perché per lui tutti vivono. Non è il Dio dei morti, ma dei vivi, perché per lui tutti vivono.
allora vuol dire che c'è ancora questa possibilità di relazione. Loro intercedono per noi e noi possiamo pregare per loro. Però è ovvio che questo ad esempio lo dice nel secondo libro dei Maccabei, no? Nel secondo libro dei Maccabei si racconta di questo fatto. C'è stata una battaglia di Israele contro un esercito nemico che impediva a Israele di arrivare esattamente, no, nella terra promessa. E ad un certo punto Israele combatte, riesce a vincere il nemico, però poi ecco che vanno a raccogliere i morti e si accorgono, dice il testo, che sotto il vestito di questi morti c'erano degli piccoli idoli. E allora dicono, qui questi sono morti in situazione, tra virgolette, di peccato. E allora che cosa fa Giuda Maccabeo? Ecco che dice, manda una somma di denaro al Tempio di Gerusalemme perché venga offerto un sacrificio per questi morti, per questi caduti, no? E poi l'autore sottolinea, e questo, dice, è stato un gesto, un pensiero meraviglioso dal momento che manifesta la fede nella risurrezione dei morti. Perché se i morti non risorgono, che senso ha pregare per i morti? E cioè, tanto all'interno dell'Antico del Nord, noi troviamo comunque questo riferimento a una situazione non meglio identificata, in questo le do ragione, diciamo così, di persone defunte per le quali noi possiamo intercedere, pregare, e questo presuppone che sono in una situazione non ancora definitiva. Però guarda che se uno non crede al purgatorio non cade il mondo. Però lì gliel'ha detto, scusate, gliel'ha detto oggi sarà in paradiso. No. Ma Gesù, sai, fa i miracoli. Quello è un genio, ragazzi, quello è veramente un genio. No, ecco, ripeto, guardate, comunque non è l'aspetto principale della fede cristiana. A me personalmente, diciamo, dice una cosa positiva. Se però a tanti altri crea problemi, insomma, lasciate perdere. Ok. Abbiamo ancora il prossimo incontro con Don Renato, che sarà il 4 dicembre, quindi fra un paio di settimane. Continueremo questo mini percorso interessantissimo con Don Renato. Vi chiedo una cortesia, prima di salutarci. Ho avuto ieri sera una richiesta di una giovane signora che ha un nipotino che sta molto male, diceva di chiedere le persone della preghiera, quindi di affidarlo alla preghiera nostra. Mi sembra bello che ci sentiamo in comunione anche con quelle persone che soffrono. Facciamo anche già adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buonanotte e buon rientro a casa.